non c'è parola così terribile a dirsi, non c'è dolore, non c'è sventura mandata dal Dio di cui non possa sopportare il peso la natura dell'uomo. Quello che era beato, no, non irrido la sua sorte, figlio di Zeus, così dicono, Tantalo è condannato a librarsi nell'aria atterrito da un macigno che gli pende sul capo. Egli generò Pelope, che fu padre di Atreo, a questo la dea che gli ordì la trama del destino assegnò discordia per guerra a Tieste, che era suo fratello. Ma perché devo rievocare ciò che è indicibile? Atreo gli uccise i figli e glieli offrì a banchetto, ed Atreo nacquero il glorioso Agamennone, e si può dirlo glorioso, e Menelao, e sposarono Menelao la donna odiata dagli dèi, Elena, l'altro Clitennestra, famosa tra i greci, e a lui, al signore Agamennone, nascemmo da una sola donna tre figlie, Crisotemi, Ifigenia e io, Elettra, e un maschio, Oreste. Fu sacrilega la madre che avvolse il marito in un tessuto inestricabile e lo uccise. Potuto trovare tu un soccorso alle mie disgrazie, se per esse non c'è rimedio. Oreste è qui con noi, sappilo dalle mie parole, vivo e vegeto come tu mi vedi. Ma sei pazza, infelice, ridi dei mali tuoi e dei miei. Allora egli vivo? Sì, se io sono vivo. Allora sei tu? Lui? Osserva questo sigillo che era di nostro padre e saprai se dico il vero. Amatissima, sì! Oh, voce! Sei qui! Non chiederlo più ad altri! La nostra è una vita di randagi! Che ha venduti la donna che ci aveva partorito e in cambio ha ottenuto un uomo, Egisto, il complice del tuo assassinio, e Atena come schiava, e Oreste in esilio lontano dalle sue ricchezze, mentre loro arrogantemente a man salva dilapidano i frutti delle tue fatiche. Che Oreste torni in patria e che lo accompagni la fortuna. Ecco cosa ti chiedo. E tu, ascoltami, padre! Straniero, tu mi stai tendendo una trappola! Per prendere a laccio anche me stesso! Ma perché vuoi farti beffa delle mie disgrazie? Per farmi così beffa delle mie!
Allora, io sto parlando proprio con Oreste. Ora che ti sto davanti agli occhi, stenti a riconoscermi. Mentre prima, per un semplice riccio l'ho offerto alla tomba, per delle orme sul suolo. E il tuo animo aveva messo le ali e credevi già di vedermi. Accosta la ciocca là dove è stata recisa e constaterai che appartiene ai capelli di tuo fratello, così simile ai tuoi. Osserva questo tessuto, opera delle tue mani, controllati adesso. Non lasciarti trasportare dalla gioia, perché i parenti più stretti sono per l'appunto i nostri nemici. Ma cosa dobbiamo fare? Uccidere nostra madre? No. La pietà ti ha vinto, ora che la vedi di persona. Ma come farò ad uccidere la donna che mi ha allevato, che mi ha partorito? Come l'hai uccisa il padre tuo e mio? Ah, Febo, quanta stoltezza nel tuo oracolo! Se Apollo è stolto, i saggi chi saranno? Mi hai ingiunto di dare la morte a mia madre e non bisognava! Che pericolo corri se vendichi il padre? Sarò accusato come matricida ora, mentre prima ero puro. Ma se negherai la vendetta al padre, sarai un empio! E mia madre, a chi pagherò la pena per il suo assassinio? A chi la pagherai se rinunzi alla vendetta che è dovuta al padre? E se fosse stato un demone a parlare sotto le sembianze del Dio? Dal tripode sacro, per me non lo credo. Io non riesco a persuadermi che il vaticinio sia giusto. Bada di non cadere per debolezza nella viltà. Devo tendere a lei lo stesso inganno con cui lei uccise per mano di Egisto il suo sposo. Solleva il capo, sorella mia, non piangere più. Anche se siamo infelici, quando mi vedrai nella disperazione, placa la mia mente smarrita. Con le tue dolci parole io ti consolerò se ti verrà da piangere. Generazioni brevi dei mortali, vite d'un giorno, dolente valle di lacrime, guardate, il destino avanza e va contro ogni attesa, nel tempo lungo passano gli uomini, ciascuno con il suo dolore, e la vita è un imprevedibile angoscia. Ascoltaci dunque, padre, che a turno diciamo i nostri dolori pieni di lacrime. Sulla tua tomba geme il lamento dei figli. E una tomba è questa che i tuoi figli, ambedue supplici, accoglie, ambedue esiliati protegge. Che c'è più di bene per noi? Che cosa è esente da mali? E forse invincibile la sventura. Oh no! Che ancora potrebbe, volendo da questi mali un dio, far sorgere canti più lieti, invece di funebri lamenti sopra una toppa, inno di vittoria! Nelle stanze regali suona! Se piuttosto sotto le mura di Ilio, dalla lancia ferito di un soldato di Licia, fossi tu morto, padre, che lasciato avresti nome di gloria nella tua casa e ai figli donata una vita da tutti ammirata nelle vie del mondo, e tu, una tomba eccelsa, avresti laggiù! No! Neppure sotto le mura di Troia dovevi, o padre, essere ucciso, né presso la riva di Scamandro sepolto. Ma quelli piuttosto che lui uccisero, dovevano essi, così come lui, abbattuti cadere. E io avessi appreso da lontano l'orfato di morte, da questo travaglio intoccata. Dovrei chiamarti Oreste, come tu lo fossi davvero. Ora che mi vedi, non mi vuoi riconoscere. Ma poco fa, quando hai visto questi capelli recisi in segno di dolore, il cuore ti volava di gioia, mi conoscevi allora. E quando poi hai visto l'orma dei miei passi, guarda qui questa tela che tu hai tessuto, guarda la caccia che tu stessa hai ricamato. Torna in te! Non lasciarti trascinare dalla gioia. Lo sai quanto odio c'è qui contro di noi. Immagine quattro volte colma del mio amore. Mm-hmm.
secoli dell'Aquila. Il padre è morto, assassinato nelle spine di una vipera orrenda. Sono orfani ora e una fame insaziabile li consuma. Non sono grandi abbastanza per portare al nido la preda che il padre portava per loro. Siamo noi, io ed Elettra, siamo qui. Puoi vederci, piccoli, senza il padre, messi al bando dalla nostra casa. Sta uscendo! Tua sorella Crisotemi dalla casa! Hai mano offerte, saranno certamente destinate ai morti! Perché gridi quelle tue parole davanti alla casa? Il tempo non ti ha insegnato a non lasciarti prendere da una rabbia inutile. Anch'io soffro per la nostra condizione e se ne avessi la forza e il coraggio mostrerei i miei sentimenti e tutto quello che penso di quei due. Ma nella tempesta preferisco navigare con le vele ammainate piuttosto che illudermi e compiere un atto coraggioso quando in realtà non posso fare nulla e voglio che anche tu impari da me. Elettra, lo so, tu sei nel giusto, ma se io voglio vivere libera devo obbedire a chi comanda. È orribile che tu, figlia di tuo padre, dimentichi proprio tuo padre per curarti di tua madre. Perché tutti i consigli che mi dai te li ha insegnati tua madre. Non una sola parola viene da te, ma da tua madre. Hai appena detto che se avessi la forza dimostreresti l'odio che provi per quei due. Io penso solo a vendicare nostro padre e tu non mi dai nessun aiuto, anzi mi consigli il contrario. Vuoi aggiungere viltà al dolore. Io voglio dare il tormento ai due assassini. Così rendo giustizia ai miei morti. Forse il tuo è un odio fatto solo di parole, perché poi stai con gli assassini di tuo padre. Io non piegherei mai la testa davanti a loro, neppure se mi offrissero tutti i privilegi di cui tu vai fiera. E allora, è vivo? Come sono vivo io? Guarda questo anello di nostro padre e vedi se dico il vero. Ha 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 ha.